Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo corso. Andremo a vedere oggi come fare un mix e un mastering di un brano. Quindi andrò a importare, aprirò una sessione Logic, perché lo faremo su Logic questa sessione di mixaggio, e vi farò vedere come andremo a fare un mixaggio, quindi dall'import dei file, quindi sono tutti bounce audio, tutti che iniziano tutti dalla stessa battuta. Quindi dalla battuta 1 andremo a importare questi file audio e vi farò vedere man mano come si esegue un mix e un mastering di un brano. Quindi andiamo qui nella nostra sessione, andiamo a importare da qua audio file, add audio file. Andremo a cercare dove ho messo la cartella, è questo qua, e andiamo a importare tutti i file della sessione qui a 48 kHz. Adesso andremo a controllare che la frequenza sia la stessa. Adesso lui mi va a copiare tutti i file, ci vorrà un pochettino per caricare, e ho già importato la velocità, che è 82.750, una velocità un po' strana qui, e andiamo a sentire, appunto, a vedere prima di tutto. La cosa importante quando si mixa è l'organizzazione, quindi una fase in cui diciamo che ci vuole un pochettino di tempo è quello di organizzare bene la sessione, perché poi si lavorerà meglio una volta organizzata bene. Allora andiamo a prendere tutti, prima andiamo a vedere qua, project setting, audio, è già 48 kHz, quindi perfetto, la frequenza dei file combacia con quella della sessione. Allora andiamo a mettere nella battuta 1, crea nuove tracce, ok, adesso cancello le due preesistenti prima, ed eccoci che ho qua tutti i file. Adesso Logic ci mette un po' perché deve ricreare le forme d'onda, che sono molto importanti, perché vi farò vedere che la prima cosa che andrò a fare dopo aver organizzato bene è quella proprio di andare a tagliare i punti in cui i file non suonano. Allora andiamo a ingrandire con lo zoom qua quello che è, che sono le nostre tracce. Andiamo a organizzarci bene prima di tutto, quindi cassa in, quindi cassa, microfono da cassa interno, microfono cassa esterno, out. Poi ho una cassa finta, gli ambienti della batteria, il basso lo mettiamo qua, il click lo mettiamo qua su in alto, ma adesso il click non mi serve, lo metto in mute e lo nascondo, hide track. Poi ho archi, corni, fisarmonica, fretless e basso fretless, lo lasciamo qua vicino al basso normale, si vede che fa una frasina. Poi guitar acustica, guitar elettrica, premix, Hammond, lasciamo l'Hammond, lo lascio qua. Poi Charleston lo mettiamo vicino alla cassa, overhead della batteria. Gli overhead sono i due microfoni posizionati sopra la testa del batterista. Poi abbiamo il pad che andiamo a mettere qua, è un synth, chitarra acustica, chitarra elettrica, pianoforte. Poi piatti, orchestra e timpani li mettiamo sempre vicino la batteria. Premix RME sono dei synth e li lasciamo tipo qua. Rim TR è un rim shot della batteria elettronica, la lasciamo qua. Poi ho tom e timpano, li mettiamo qua sopra. Poi ho la shaker, la lasciamo vicino gli ambienti. Rullante qui c'è solo un microfono, sì. Si vede che è stato premixato in registrazione. E basta, questi sono i file che abbiamo. Una sessione piuttosto semplice questa qui. Andiamo come prima cosa a dare anche dei colori a quella che è la nostra session. Quindi ad esempio la ritmica, gli daremo questo marroncino splendido. Poi shaker e questi qua gli diamo un altro colore. La cassa elettronica gli diamo quest'altro colore, il rimshot uguale. In modo che io poi, in maniera anche veloce e visiva, posso capire subito dove si trova una traccia o un'altra. Poi pianoforte, pad, lo lasciamo questo colore, Hammond, ok, guitar acustica gli diamo questo verde, guitar elettrica gli diamo questo rosso, e la voce gli voglio dare questo qua. Questi diciamo che sono solitamente i colori che do alle tracce io, solitamente.
Adesso sta finendo ancora di calcolare le forme d'onda, quindi le visualizzazioni appunto su Logic. Prepariamoci qua con le forbici e andiamo a tagliare, una volta che avrà creato tutto quanto, andiamo a tagliare i file dove non suonano. Quindi ad esempio massimo zoom e la batteria. Adesso aspettavo il rullante qua effettivamente per vedere se suona anche qua. Suppongo che prima non suoni, infatti. Andiamo a vedere. E tagliamo. Uno qua, poi tagliamo questo, tagliamo qua, tagliamo qua, ok, poi il basso va bene, questo fretless lo tagliamo qua, poi il piano, aspettiamo un po'. Sta ancora calcolando la forma d'onda, gli archi li tagliamo qua. Lemon suona all'incirca sempre, a parte questa parte qua che non suona. E i corni li mettiamo vicino agli archi perché fanno parte di un'orchestra. Fisarmonica suona qua, qua non suona. Poi chitarra elettrica, qua. Poi andiamo qua. Chitarra acustica. Ok, organizziamo Lemon. Ok, aumentiamo un po' questo gain qua che è molto basso. Ok, anche qui premixer me. Ok. Il pad qui non sta suonando, il piano qua non sta suonando, anche qua non sta suonando nel pad, nel piano. Ok, qui non capisco se sta suonando o no, non sta suonando. E poi qua non sta. Io un po' questo RIM TR qua non sta suonando. Ok, quindi diciamo che abbiamo quasi fatto questa prima parte qui, non capisco se è fuscio questo. Devo sentire meglio. Sì, qui possiamo anche toglierlo da qua. Ok, e qui qua, stessa cosa qua. Allora, poi andiamo a vedere piatti orchestra. Piatti orchestra, shaker. Quindi punti in cui gli strumenti non suonano vanno tolti, anche per avere anche una questione di chiarezza proprio visiva, perché è anche vero che è importante avere, per avere sotto controllo bene il mix, bisogna anche vederlo bene, anche
guardarlo in modo, come dicevo prima, ordinato. Anche i colori servono a questo, anche tutto il resto. L'organizzazione è veramente molto, 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 molto importante. Soprattutto adesso, questa è una sessione con poche tracce, ma nelle sessioni con molte tracce è fondamentale fare in modo che di avere un'organizzazione veramente buona di quello che è il lavoro. Quindi andiamo qua a tagliare anche queste robine qua. Dunque, mi sembra che ci siamo più o meno. Fa vedere qua. Ok, rim è andato, questo è a posto, la batteria c'è. Ok, una cosa che può essere utile è quella di creare fade in e fade out in tutte le tracce. Logic per questa cosa è stupendo perché è estremamente veloce. E quindi ho creato, anche smussato, tutti gli ingressi e le uscite nel caso di fruscio, eccetera. Bene, allora la cosa sulla quale io adesso voglio partire è la ritmica.